siamo in questa manifestazione molto divertente, interessante e anche importante, che è quella dei protagonisti dell'ortofrutta, e siamo con uno dei protagonisti che è anche il mio protagonista preferito, perché Attilio Pagni è diciamo un operatore importante del nostro mercato di Roma, un operatore importante del nostro settore, e che diciamo è qui e tra l'altro rischia pure di vincere, quindi insomma, oh, ragazzi, facciamo il tipo. Voglio sentire da Attilio lui che impressione ha avuto la prima volta che partecipa a questa, che impressione hai avuto, diciamo, di questa serata, che è un po' a cavallo tra il serio e anche un po' il divertente. Quello, ti aiuto? Vai. Ottima impressione, diciamo anche un po' anomalo vedere un'istituzionalizzazione così del settore, è molto interessante, ci sono comunque sia personaggi importanti del mondo produttivo, distributivo e dei mercati. Quindi è un piacere partecipare a queste manifestazioni, io è il primo anno che ci sono e spero di esserci anche in futuro. Senti, al di là adesso della manifestazione, ti volevo fare una domanda. Tu sei romano, la tua azienda è diciamo basata su Roma, anche se ha lavorato sempre anche a Fondi, comunque anche in altre regioni, però il suo cuore è romano. E da un po' di tempo tu, che adesso la stai guidando con papà, ma insomma tu sei oggi con tuo zio, insomma il motore però di questa azienda, hai scelto di fare questa strategia di crescita italiana. Perché stai facendo? Cosa ti ha spinto? Cosa pensi? Perché per fare questo mestiere pensi che oggi serva fare questo tipo di scelta? Beh, diciamo che l'ABC storicamente è stata un'impresa, un'azienda a carattere nazionale, come un po' tutti gli importatori, un po' la caratteristica degli importatori che difficilmente sopravvivono se presenti soltanto a carattere regionale. La scelta importante che abbiamo fatto e abbiamo rimesso in piedi da quest'anno è stata quella di riaffacciarci al mondo dei mercati anche a carattere nazionale. Eravamo presenti soltanto a Roma e a Fondi, quindi diciamo a carattere macro regionale, Roma per il centro Italia e Fondi per il sud Italia. Eravamo presenti e siamo presenti tuttora con la distribuzione a livello nazionale sia alla GDO che nei mercati. Abbiamo voluto comunque sia dare un'impronta anche nostra in altri mercati, in particolar modo quello di Verona, e molto probabilmente ci sarà una prossima apertura nell'anno a venire in un altro mercato del nord. Questo perché crediamo ancora nei mercati tradizionali, chiamiamoli così, un po' in controtendenza rispetto a quello che si dice, ma poi alla fine, parliamoci chiaro, l'Italia non è un paese del nord Europa, è un paese dove alla gente ancora piace andare a fare la spesa in un posto dove qualcuno ti racconta quello che ti vende, cosa che purtroppo non tutti i punti vendita della GDO sono in grado di fare, e molti lo stanno facendo e secondo me fanno bene, è una delle strade da percorrere per risollevare e per far crescere ancora di più quella parte del settore. Ecco. Quindi avete capito in poche parole perché questo mondo è così bello, affascinante, perché è così interessante, c'è dentro tutto, c'è dentro questa energia positiva che viene da questi giovani imprenditori, giovani che fanno parte di aziende storiche ma che credono e scommettono sul futuro di questo settore e anche di questo paese, lasciatemelo dire. E quindi un grande in bocca al lupo, un grande in bocca al lupo, prima di tutto all'ABC come azienda, Attilio come imprenditore e anche come ciclista. Grazie. Con cui condividiamo questa passione, e poi pure per le lezioni di stasera, poi ne parleremo in un altro spot.